mi appunto, oppure il mio look che crea disappunto. A me le donne mi lasciano, se mi avvicino spariscono. Vorrei essere Rocco Siffredi o il guru tantrista che massaggia i piedi. A me le donne mi lasciano, senza esitare rinunciano. Chiedo aiuto allo psicanalista, non capisco il loro punto di vista. A me le donne mi lasciano, anche le milfe m'accannano. Ieri la tipa con la dentiera è scappata via come avessi in colera. E vorrei tanto tenerle per mano, sentirmi dire ogni tanto ti amo. Ci vorrebbe la barca e l'aeroplano, anche il fascino di Califano. A me le donne mi lasciano, perché sui social non sono virale e i balletti di Vacchi non li so fare. A te le donne ti lasciano, a dire il vero ti snobbano, mi bloccano sul cellulare e su Facebook loro non ci possono entrare. Mi porto a Natale a Courmayeur, a Ferragosto si va al billionaire. Aspetta, aspetta, tra Capri e Sorrento appena mi piazzano al collocamento. A te le donne ti lasciano, ci provo ma non abboccano. I risultati sono sempre quelli, e chiedo aiuto allo strizza cervelli. A me le donne mi illudono, semmai la porta mi aprono, è per darmi la botta finale e buttarmi poi giù dalle scale. Ed ogni volta che ci riprovo, con la speranza di prendere il volo, ci metto tutto il mio sentimento, ma puntualmente è un fallimento. A me le donne ti lasciano, quanto è buono il nostro Alberto Laurenti con sto taglio che però si le donne me lasciano, sì, veramente, a me le donne me lasciano, so, con sto taglio una, a chi con sto taglio sei una bella ragazza, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Occhiale specchiato, buongiorno, oggi è aria marinara, vai, leviamo che sembra scuro però, dai, aria marinara proprio, vedi mi sono messa la magliettina con tutto, ma oggi fa mare, caldo, fa caldo. Ragazzi, dove siete, cari carissimi ascoltatori? Siete, eccoci, in macchina, state a mare, state andando a mare, che fate nel weekend? Noi siamo qui con un gentile ritorno di Luciano Lembo, mitico. Belli, che ha mandato un bacino a tutti, ho guardato a te però, grazie, sì, amore, e Maurizio Lupardini, buongiorno, buongiorno, come dire, buongiorno lo psichiatrico, la nostra Loredana, la per chi nostra, ci può vedere, di per chi ci può vedere in televisione, io sono, cioè, alla mia destra una psicologa, la sempre mitica Loredana Petrone, e alla mia sinistra un psichiatra, quindi stai proprio in buone mani, attento, proteggetemi. E poi abbiamo in linea la nostra ascoltatrice serie che tra l'altro mi dice che stanotte ha fatto le ore molto piccole, cioè hai dormito, non hai dormito. Paola Picilli, ciao. Hai dormito? Ciao Paola. No, buongiorno, ben trovati. Sono felice di essere anch'io in questa seduta, diciamo, questa seduta, di gruppo. Sì. Inizio a temere un TSO, ma comunque... Tutto bene, buongiorno, ben trovati. Vabbè, poi faremo in modo tale di svegliarti, non ti preoccupare, tu ogni tanto assopisciti, non c'è problema, tanto c'è la regia video che se vede l'occhio chiuso non ti riprende. Senti, allora ragazzi, volevo dire, il tema del giorno che è stato poi, l'abbiamo deciso quando... Durante una cena. Durante una cena, lunedì, che Loredana stava a Genova, stava fuori, abbiamo fatto questa cena, è stata... Con chi abbiamo fatto la cena? Ecco. Noi eravamo sempre noi, psichiata, Alberto, certo, psichiata, c'era Luciano Lembo, c'era Alberto, non sai cosa ti sei persa Loredana, che ci siamo messi a cantare col cantatù. Insomma, un paio di bicchieri di vino, quindi stavamo al limite. No, prima di cena un paio di bicchieri. Vabbè, ma avevo già bevuto prima. E praticamente esce fuori di queste piccole fobie, e io me ne sono uscito, dico, ma ragazzi, ma io ogni tanto faccio questo, questo e quell'altro, però che vuol dire essere normali?
che significa la normalità? Infatti, e allora abbiamo quindi deciso questo tema che appunto siamo partiti anche col sondaggio sul web. Avete qualche mania? Abitudini un po' bizzarre che dovete soddisfare raccontare a tutti i costi? Certo, lasciamo stare altre. Io ad esempio ce l'ho ed è molto conosciuta, lo sanno tutti i miei amici, cioè quella del rossetto, ragazzi. Se io esco senza rossetto, ti senti come nuda. Se non avessi il cellulare, mi sento male, devo tornare a casa, me lo devo andare a comprare, devo fare una cosa. Poi c'ho una... Anche Luciano. Guardate come mi guarda Paola di là. Se pensate che poi ne ho, me ne vado a comprare di tutti i tipi, tutti i colori, col vestito, l'adeguo, eccetera. Ne ho sempre in tasca almeno due, cioè questo aspetta, ma c'è dell'altro. Ma guai. Magari sono due di colore leggermente diverso perché in base cazzo, ma allora sei proprio grave. Molto. Ne ma vai tu fiera. Pensa che se io vado in una riunione dove chi c'è non mi frega niente, se mi sento un po' che come se ci fosse non ho il rossetto, me lo devo mettere, ci può essere pure il Presidente della Repubblica davanti. Ti rende umana questa cosa qui. È bellissima questa cosa, sì. C'hai questa piccola fragilità. Perché proprio il rossetto secondo voi? Rossetto mania. Forse è che faccio un lavoro maschile e mi dà il anche questo se poi la senti tua, sì, come no? Arriva una voce dall'aldilà. Comunque la correzione. Chi è che dice no? Infatti io ho subito elaborato la teoria del rossetto, bellissimo, questa la inserisco nel prossimo libro. E allora, cerco di spiegarla in maniera giusta per una radio quotata come questa e per un salotto così chic. Dunque, il rossetto viene messo sulla bocca. Partirei da questo, mi chiedo conforto a tutto l'equipe medica che ti segue. Ci ha detto una cosa particolare, che il rossetto viene messo, non lo so. Lo sai, c'avevo dei dubbi io. Io no. Orecchio. Era una premessa ovvia. No, cioè. Quindi tu, chiedo ai medici che ci seguono ormai quotidianamente da studio, permette, o vuoi evidenziare quello che dici, oppure... no, deve essere qualcosa collegato alla bocca, mi fermerei qua, chiedo il supporto da casa. Quindi come pubblicità. Incorniciare le parole, perché tu, insomma, il lavoro che fai, parli... Questo incorniciare le parole è meraviglioso. Io credo che Paola invece parlasse, no, di una dimensione di oralità. Di parlare. Parlando, ma io no, delle fuorianamente. Volte, scusate, ma io la sera... prima di andare a dormire magari mi strucco eccetera, poi prima di andare a dormire mi metto il rossetto, magari sono capace delle sedie di allora è patologico, chiedo agli psicologi, però magari in privato chiedo per un amico Luciano che tasca c'ha le supposte. No, ma che le usa come rossetto. Il bello è che le usa come rossetto. Come si possono chiamare? Fobie. No, io riconosco certi disturbi ossessivo-complessivi, cioè come si compulsivi, compulsivi. Così. E quindi sono rispetto alle manie quelle così del rossetto. Perché anche Freud diceva che un buon sigaro è solo un buon sigaro, quindi uno non è che devo fare la diagnosi, sei matto. E non è inutile che stiamo qua a cercare, c'è una classificazione speciale. Allora, no, 3775 104 500, bella. Diteci la vostra, ci dite un attimo, insomma, che... Se vuoi ti dico la mia dopo. Se vuoi chiamare anche per insultarci. Perché la mia sembrerebbe molto semplice. A me piace molto tenere sempre un po' la finestra aperta, in qualsiasi stanza io sono. Pure la finestra d'inverno? Pure d'inverno. Pure guanere. Ma se dovessi dirti perché, mi mandi direttamente al ricovero. Perché quando ero piccolo, io vidi i primi film di Dracula, e tutti con la paura. Invece io dicevo, posso andare a vedere i film di Dracula? E papà e mamma dicevano, ma regolarmente dovresti avere paura. Poi gli dissi a mamma, ma scusa mamma, qual è il problema? Dice, dormivo con la finestra aperta. Dice, perché? Perché io mi auguro che venga Dracula e mi dia un morso. Come? Dico, ma scusa un attimo, questo è Conte. Per un morso diventa immortale. Quando ho cominciato ad essere adolescente, quindi avere i primi sbalzi ormonali, contornato da bellissime donne,
lui di notte va in giro, quindi io me ne andavo in giro, di mattina dorme. Io ho detto, ma perché? Se mi morde, ma qual è il problema? Quindi questa è nata la mia cosa. Quindi ancora oggi spero che Dracula un morsichetto me lo dia. Poi dice che non è vero che i psichiatri sono tutti matti. Bravo. E questa è la canzone che mi cantava mio papà. Per esempio, Sonia, questo forse l'ho raccontato ad Alberto, durante il Covid, il brutto Covid, il periodo quello che stavamo proprio reclusi, io ho avuto l'esigenza proprio di salutare e parlare i pupazzi intorno a me, perché erano quelli liberi da ogni contingenza. Cioè, parlavo con mia madre e sentivo la paura, parlavo con gli altri e sentivo la paura, cioè ci specchiavamo. I pupazzi, la fantasia, io arrivavo a casa e li salutavo. Questa cosa è strana, è chiaro. Ma a un certo punto, no, attenzione. Ci ha risposto un pupazzo. No, perché, io. Perché ci preoccupa se ci dici che ci ha risposto un pupazzo. Probabilmente, ma non l'ascoltavo. Però è questa cosa. Oppure quando mi sveglio e ho paura che non ho chiuso la porta, oppure spengo la luce nel momento che penso qualcosa di positivo. Perché se la spengo con un pensiero negativo, la mia notte. Che devo fare? Cioè, io mi accolgo in questo. Non siamo padroni a casa, certo, nostra, certo, no? Siamo figli dell'ignoto. Quindi qualcosa ci deve essere. Forse anche un bene che ci sia qualche fragilità in questo senso. Loredana, parlo a te. Ma certo, ognuno di noi ha le sue ritualità. Per esempio, il rossetto è una ritualità. Io sono certa che se Sonia non lo ha, se lo va a comprare. Se non lo, io sono durante la pandemia, parlavo alla bambola gonfiabile. Scusate, buona trasmissione, un abbraccio a voi tutti, sono in turno, Fausto, Taxi Roma, Fausto! Ciao Fausto! Ti facciamo buongiorno, compagnia, Fausto, che là fa caldo mo sotto al sole, noi qua siamo belli a freschetto. Dici, c'è qualche mania tu, magari prima di prendere il taxi o quando entrano le signore o escono, cioè, dici qualcosa, vai, partecipa pure tu alla trasmissione, dai. Ci stanno scrivendo gli ascoltatori. E vediamo un attimo, no? La mia è tenere sempre una finestra aperta nella stanza. L'ho scritto, ecco, l'ho questa l'avevi scritto tu, l'avevi scritto tu sul web, questo Maurizio. Sempre in tema libri, se l'autore o l'ambientazione del libro avviene. No, questo non so che cosa sia, va bene. Chiudere casa e macchina più volte. È un classico. Oh, un classico. E più volte. Cioè vado, chiudo, poi torno indietro, vi controllo. Sì, succede, sì. E questa è la voglia un po' di, sì, del controllo, che se non è eccessiva. Bottiglia dell'acqua vicino al letto. Quelle rare volte che la dimentico, mi sveglio con una sete assurda. Ah, che bello, è psicologica, proprio. Marco, potente, potente. Io se non tocco le manopole del gas, ognuna con la musichetta della pubblicità anni 80 di Canale 5, non posso andare a dormire. Cioè, mito, ti amo, ti amo. Mazzao. E uno di questi giorni mi porterò appresso il pomello del portoncino per verificare che sta chiuso, Pepe. Questo diciamo è un po' eccessivo, quindi sì, allora sì, passiamo a 3775 104 500. Scriveteci anche tu, Fausto, dai, portaci in giro per Roma, così vediamo un po' da Cicerone intanto dove sei. Allora, tu che mania hai, Alberto? Magari prima di un concerto importante, prima di andare a letto, qualsiasi sia l'ora, anche le 5 o 6 del mattino, io devo guardare il telegiornale. Quindi prendo, è una cosa che non ne posso fare a meno, prendo l'ultima edizione che è disponibile, la devo guardare, allora vado a letto contento, mi sembra che mi manca qualcosa. Questa è una fobia, sicuramente una fobia. No, fobia, beh, è anche la voglia, no, di rimanere un po' collegato con la invece realtà. Invece scaramanzie, diciamo, legate allo spettacolo, non ne ho nessuna. Mi cago sotto ogni volta e basta. Però a un certo punto, Lori, scusa, ti guardo perché mi stai proprio di fronte, c'ho anche Maurizio qui a fianco, quindi grande, mi sento protetto. A volte, quando poi questo fatto di accendere la luce e spegnere la luce diventa, diciamo, un po' pesante, 2-3 volte, a un certo punto parlo con questa entità, tra virgolette, e dico, adesso non mi vuoi bene. E allora, succeda quello che succeda, io vado a dormire. Mi succede questo, poi ci parlo. Nel senso, dico, se diventa così un gioco tra di noi, va bene. Io spengo la luce quando c'ho un pensiero carino, la spengo. Però altrimenti è troppo pesante. Scusate, posso... Quindi ci parlo. Scusami, mi dite l'orario del vostro studio per prenotare? No, beh, questa... Secondo me lo dovete vedere insieme. No, ma questa è una modalità sana di risolvere la situazione. Si chiama ristrutturazione cognitiva. Se io mi accorgo, perché solitamente... Che mi toglie energia. La persona ossessivo-compulsiva pure, questo me lo può confermare, certo, Maurizio,
non ha questa decodifica, cioè io sto lì due volte, tre volte, poi dico vabbè, e dico, sto esagerando, sì, bravissimo. E quindi voglio dire, va in contenimento. Allora tu hai elaborato una strategia attraverso proprio una ristrutturazione, sì, cognitiva, cioè ti racconti delle cose per cui interrompi quello che invece, se continuasse, diventerebbe disadattivo, disfunzionale, no? Perché ci sono persone che, ti faccio un esempio, io controllo che tutte le porte siano chiuse di casa, le porte finestre, a un certo punto mi dimentico se quella precedente l'ho verificata e riprendo all'infinito. Eh sì, questo diciamo entra nell'ambito della un disturbo che logicamente dà fastidio. Scusate, se no si addormenta la nostra ascoltatrice seriale. Sta ridendo. Vedi Paola, perché dici? E mi è venuto spontaneo a un certo punto di dire, scusate, ma con chi va facita? Cioè, con i pazienti, Paola! Con i pazienti! ma proprio ti arrivano proprio casi limiti, Lore. Ma questi purtroppo sono casi anche delicati. Che si mette in gira con l'utilicenza della casa, sì, chiudendo, sì, finestre. Sì. Io vorrei dire allora alla mia psicologa, no? Scusami, Loredana, siamo troppo amiche, per cui, come ben sai, sono seguita da una tua collega. Ma vorrei dire alla mia psicologa che fino adesso mi sono sentita strana, ma io sono di una normalità, vi ascolto e mi sento di una normalità agghiacciante. Mi ero data sto tono di una strana, le finsime, le cose, da Grint. Cioè tu non hai nessuna fisima, nessuna, niente? Zero, io ho vizi. Capitali, vizi capitali, capitali senza vizi, quello è tutto un altro discorso. Ma no, fisime no, cioè per esempio il promemoria davanti alla porta, chiavi, soldi, sigarette e cellulare, lo dico da quando avevo 18 anni perché vivo da sola da quando avevo 18 anni, ma non è una mania, è che se no poi devo risalire se mi sono scordata qualcosa eccetera. Sì, ma non ti è mai presa l'ansia che devi uscire di casa di fretta, prendi, chiudi eccetera, poi magari stai in macchina, pensate, dici oddio, ho chiuso quella finestra, ho chiuso. Ma quello è il rincoglionimento, okay, da vita, quello è il rincoglionimento da vita frenetica, non la chiamerei mania. Per esempio, una mania che a me ha colpito moltissimo di una mia amica è quella del phone. Lei ha una dipendenza proprio dal phone, okay, e non può, lo deve contingenta le ore in cui lo tiene acceso durante la giornata, durante la notte. Lei viaggia con il phone. Questa è una cosa, altro che il rossetto, pensa tu, che la esce che sembra che ha il mitra dietro nella borsetta, perché lei ha bisogno sia del calore che del rumore, a Ferragosto pure. Mamma mia, senti, dobbiamo dare due consigli per gli acquisti. Oggi sono la battuta 3775 104 500, ci raccontate un po', avete qualche mania, abitudine, fissazione, raccontateci le vostre che noi stiamo aprendo il cuore. Siamo, è parte integrante della nostra trasmissione Fausto, tassista romano, e chiediamo anche ad altri tassisti a cui noi teniamo tantissimo, devo dire, che fanno una vitaccia, poverini, di seguirci, e ci ha risposto, no? Dice, sì, ho una mania, quando sale una bella donna non le stacco gli occhi di dosso tramite lo specchietto. Pensa agli incidenti che fai, bravo Fausto, ti chiami in Fausto, in quel momento sei in Fausto, a paraculo. Allora, due consigli per gli acquisti. Lo sai che avevi proprio ragione? Su cosa? Questi giorni ho girato tutta Roma e alla fine Universo Oro mi ha riservato la quotazione dell'oro usato più alta in assoluto. Te l'avevo detto! Dai che ti offro un caffè. Non girare a vuoto. Da Universo Oro trovi la quotazione più alta di Roma. Questa settimana 40 euro al grammo netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Blocca subito il prezzo all'800 13 40 30 e trasforma subito in denaro il tuo oro usato. Universo-oro.it. Dolcezza, inizia a fare caldo. Ti va di andare a rinfrescarci con le offerte Iper la Spesa? Ma certo! Andiamo a scoprire le fresche offerte di Iper la Spesa. Tantissimi prodotti di qualità a prezzi sempre più convenienti. Andiamo a scoprire i tantissimi prodotti di qualità a prezzi sempre più convenienti. Fino al 10 maggio, pecorino romano DOP 1,99 euro letto. Passata di pomodoro Pomì 700 grammi 79 centesimi. Tè San Benedetto 1,5 litro, 3 pezzi 2 euro. Vieni anche tu da Iper la Spesa con la Magnificard. Approfitta delle offerte e scopri il risparmio ad occhi chiusi.
Allora, riprendiamo, ci state scrivendo in tanti, mi fa piacere perché vuol dire che l'argomento lo abbiamo, come si dice, azzeccato. Allora, ci raccontate le vostre fissazioni, manie, fobie, perché poi si è visto che la maggior parte delle persone che soffrono di questi problemi sono le donne, quindi anche io ad esempio quando con mio marito, no, aspetta fammi chiudere bene, mamma mia sta fissazione, quindi raccontiamocene un po', dai, che ci divertiamo oggi. Vogliamo cantare, volete cantare una Luciano canzone? Certo. Prima voleva cantare una canzone bellissima di Edoardo Bennato, la facciamo perché abbiamo la certezza che non la conoscete. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è, e non è un'invenzione, ma soltanto gioco di parole, se ci credi ti basta, perché questa è l'isola che non c'è, ma tu sono d'accordo con voi, niente ladri né eroi, ma che razza di isola è, e se non ci sono ladri, se non c'è mai una guerra, ma che razza di isola? Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, se ci credi ti basta, perché quella è l'isola. L'isola che non c'è, perché? Perché a mio avviso anche queste manie nascono da una piccola magia che non riusciamo a comprendere, no? Diciamo che molte di queste manie nascondono qualcosa dentro di noi, no? Cioè l'isola che non c'è, o una cercare di trovare una sorta di cornice sicura, e quindi no, per queste piccole manie. Il fatto scusate, che uno chiuda 10 volte. Lo psichiatra e la psicologa, che poi anche insomma anche lei è presa da questa domanda che farò. Ma secondo voi che come si può descrivere una sorta di una patologia che Alberto, specialmente quando sta con Luciano, fa sempre canzoni che noi non possiamo cantare, ci escludono sempre, che cos'è? Una furbizia, una secondo me, ecco, è professionalità, professionalità, perché dice meglio che cioè, dei figli no, si è palesato, furbizia, perché pur furbizia di non farci cantare, capito? Allora Sonia, amicizia, per evitare di farci fare brutte figure, ci scrivono? Sì, ragazzi, tantissimi, quanti, tantissimi. Tanti. Allora, c'è Michele da Guidonia che dice: a volte il rossetto è una delle tante maschere con cui nascondere a se stessi non piacessi del tutto. Potrebbe essere. Dici, può essere. Che dici, che dici Paolo? Sicuramente ti dà sicurezza. Cioè, sì, è vero. Giro in moto. Anche il rossetto oppure gli occhiali tuoi sono molto evidenti. Non mi dispiace la teoria da Guidonia. Bravo, ha vinto, okay. Chi ha vinto un biglietto? Un rossetto. E Michele di Guidonia ti regaleremo un rossetto. Invece, lo sai, Giro... Sonia, cosa penso? Penso che possa invece essere un momento per, soprattutto, no, ogni mania viene letta in base alla persona, non si può generalizzare, eccetera, come momento per abbassare un po' la tensione. Anche quello, sì, fammi cioè nel senso che fai una cosa esattamente normale. Mi decomprimo, cioè sì, nel senso è un qualcosa di molto molto tuo, personale, che conosci molto bene, sì. E no, stacchi un po' e pensi a te stessa. Quindi allora giro in moto, giro in moto, non esco mai senza portafortuna e oddio, ci stanno arrivando talmente tanti che mi si è senza portafortuna e protezioni integrali. Questa è un'altra cosa, perché vi è capitato di, cioè, non so se vi capita, avete un portafortuna? Sì. Voi io forse? Sì, io se lo ce l'ho. Me lo faccio vedere, me lo faccio vedere. Sì. Cioè, sa che tira fuori, ragazzi, mi spaventa. Anche questo, Paola, tu ce l'hai il portafortuna sempre dietro?
Ma perché sì, siamo... tu, il corno rosso. Corno rosso. Cioè, dietro. Perché diamo tanta importanza... Cornetto. Cornetto mi ha regalato... Che poi mi ha regalato tu. Guarda un po', Sonia. Questi sono i cornetti che ho regalato io. Cioè il cornetto che mi hai regalato tu, che va regalato, almeno da quello che so. Sì, da una, donna, da una donna che ti il vuole cornetto bene. Il cornetto che mi hai dato tu, cara Sonia, possiede una virtù. Il cornetto che mi hai dato tu, cara Sonia, possiede una virtù arboriana questa cosa. Sonia, invece, sull'aereo, aerofobia... Ah, è quello allora, quando mangi fagioli. No. È sull'aereo che andavo a Tunisi e c'era questa ragazza che c'era una turbolenza pazzesca e lei mi dice, perdonami, ti posso tenere la mano? E senza sapere che c'avevo più paura di lei. Però era carina, ho detto sì, io stavo sudando, come tenevo la mano a quell'altro vicino, quindi eravamo una catena. Catena ormai. Io sull'aereo, per le mie fobie, c'ho un'enciclopedia. E in effetti sull'aereo non venite mai sull'aereo con me, perché io potrei portare, cioè sono consapevole che vorrei portare un po' di sfortuna, perché come medico io sono sempre contento quando si dice c'è qualche medico sull'aereo, vengo subito, perché almeno così io mi rilasso. Ti distrai. Mi ricordo qualche annetto fa, c'era una signora un po' anziana, io la puntai già da prima di partenza. Dico, speriamo che questa signora anziana inciampi. Io Madonna. Comincio a salire sull'aereo, c'è tutto, detto, inciampa la signora, dico ecco qua, il mio viaggio è perfetto. Sale la signora anziana, era un viaggio Roma-Cagliari, e dico, c'è un medico sull'aereo, subito mi reggo lì, e comincio questa signora. Gli disinfetto la ferita, non aveva niente, perché solamente disinfetto la ferita. Un'ora, signora mi fa, dice, dottore, lei è eccezionale, ma lei io ma perché non la vedo, questo perché evitare per evitare così almeno io lavoravo e non facevo niente. Quindi se la signora avesse saputo che io gli ho portato, gli ho sfortuna per la sfortuna, ma avrebbe però invece ma lo sapete che ti voglio bene, ma vogliamoci bene, vogliamoci sì, bene sì. Non voglio volare con no, te però, sono cose, è una sbucciatura, ma sì, la sbucciatura. Scusate, un piccolo aneddoto, una volta sull'aereo andavo in Kenya, ci fu una turbolenza importante. Dietro c'era un signore che, per un ricordo dei cartoni animati degli anni 70-80, ha detto in un momento tremendo: Yabadabadu! Stupendo, hai esorcizzato. Grazie. No, invece Sonia, volevo vi interrompo per dire che sai che questo è un po' all'atere. Io esorcizzo la paura di volare, mi fa paurissima volare, cioè secondo me è ma volo moltissimo per lavoro, per la esorcizzo attaccando, faccio una cosa tremenda, attacco il panico agli altri e così lo scarico. No, lo spiego meglio, mi siedo, come iniziano il rollaggio faccio finta di essere serena, rilassata, buongiorno, e poi comincio questo rumore non l'ho mai sentito, io volo molto No. Ma l'avevo visto, perché questo non è quei Bieliche, questo non è Boeing, e domino numeri di aerei. Inizia a vedere che quelli intorno a me dico peraltro io ho lavorato un periodo al Ministero dei Trasporti e mi ricordo che questi erano quelli di quella partita. No, appena vai in attacco di panico qualcuno io mi rilasso, perché faccio quello che fa il medico. Signora, stia calma, veramente, cioè, ci sono più incidenti stradali che... Signora, ma davvero? Però notate una cosa... Notate una cosa, perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando sta per partire l'aereo, no? Vedi che tutti prendono il giornale, si mettono un libro, si mettono tutti così, li sudano le mani. C'hanno un momento quando sta per... che vedo tutti. Io penso che non c'è nessuno che prende l'aereo e dice mamma mia che vada tutto bene. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. 3775 104 500. Ci state scrivendo in tanti l'aereo. Avete qualche mania, qualche fissazione, qualche fobia? Dai che ne parliamo, che oggi va in questo modo. Dai. A tra poco. Io le donne non le capisco.